Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dal titolo Facade più ecosostenibili e sicure con la simulazione ANSYS. Io sono Ivan Susanna, sono un CFD Application Engineer qui in Brightech e in questo webinar sarò affiancato dal collega Matteo Peruc che farà la seconda parte e che si occupa della parte FEM qui in azienda e si occuperà di una seconda parte in questo webinar. Prima di cominciare con il webinar vero e proprio, volevo fare giusto due parole di presentazione sulla nostra azienda, sulla Brightech. La Brightech si focalizza su tre ambiti fondamentali. Il primo è quello della rivendita di software per simulazione. Siamo infatti rivenditori certificati ANSYS e offriamo ai nostri clienti il supporto tecnico e l'affiancamento sui progetti che i clienti ci chiedono. Chiaramente con la vendita del software forniamo anche corsi di formazione. Tutti noi ingegneri siamo certificati ANSYS e possiamo fornire quindi una formazione personalizzata e diciamo costruita su misura delle esigenze del cliente. Infine, offriamo consulenza, quindi con servizi di simulazione o sviluppo e ottimizzazione del prodotto. Le fisiche su cui ci focalizziamo, su cui siamo ferrati, diciamo, dove è presente il nostro know-how, sono analisi CFD, FEM e di elettromagnetismo principalmente, spaziamo anche su analisi ottiche di ottimizzazione, analisi multifisiche, quindi l'abbinamento di più fisiche in uno stesso problema, e infine analisi di stampaggio a iniezione. Un'altra piccola nota che volevo introdurvi è l'approvazione da circa un mese a questa parte del decreto aiuti 2022 da parte del governo italiano. In che cosa consiste? Consiste nella maggiorazione del credito d'imposta, quindi passando dal 20 al 50% per tutti gli investimenti in beni immateriali 4.0, quindi anche l'acquisto di software di simulazione ANSYS. Quindi in sostanza per tutti gli acquisti di software di simulazione dal 1 gennaio 2022 fino a fine anno, quindi fino al 31 dicembre 2022, il credito d'imposta passa al 50%, quindi diciamo al netto l'acquisto del software viene scontato della metà. Ecco. Quindi questa opportunità sarà presente solamente quest'anno, dato che è già stato, come dire, deciso la riduzione del credito d'imposta nei prossimi anni. Quindi ecco, questa è giusto un'ottima per chi avesse intenzione di acquistare software. Questa è un'opportunità, insomma, da non perdere. Iniziamo però adesso con il webinar vero e proprio e parliamo velocemente, quindi facciamo un'introduzione sulle facciate continue. Ormai tutti gli edifici presenti, la maggior parte o comunque molti edifici nelle nostre città vengono costruiti o ristrutturati utilizzando delle facciate continue come rivestimento. Per diversi motivi, il primo fra tutti è il motivo estetico. C'è poi un motivo di efficienza energetica, un tema comunque molto attuale in questi anni, e infine, grazie anche all'efficientamento energetico, la possibilità di godere di un comfort termico migliore. Alcuni esempi sono il complesso City Life a Milano, con ad esempio la Torre Adir che vediamo in questa immagine, in questo rendering, la Torre Unipol, sempre a Milano, che è in costruzione, e un altro esempio è la Torre Unicredit, sempre a Milano, in Piazza Gaolenti. In particolare volevo sottolineare che noi come Brightech abbiamo svolto delle simulazioni per le prime due torri che vedete qui mostrate in queste due immagini, e poi nelle prossime slide vedremo un po' più nel dettaglio i tipi di analisi che possiamo fare e che abbiamo fatto e quali sono appunto i vantaggi dell'utilizzo della simulazione.
Vediamo un attimo di distinguere le tipologie di facciate. Le possiamo, se vogliamo, raggruppare in cinque categorie: le classiche facciate a montanti e traversi, facciate a moduli, quindi a cellule, facciate strutturali, quindi hanno anche una funzione strutturale, se vogliamo, sistemi ad aggancio e infine le facciate a doppia pelle. In questo webinar ci concentreremo prevalentemente sulle facciate a doppia pelle. Nell'immagine di destra ne vediamo un esempio, quindi un intercapedine d'aria nel mezzo e a destra e a sinistra le due facciate. A loro volta le facciate a doppia pelle possono essere suddivise in altre sottocategorie. Le facciate infatti possono avere un intercapedine unica, diciamo uno spazio unico tra il vetro, la facciata esterna e quella interna, avere un intercapedine per piano, quindi ogni singolo piano ha la propria intercapedine, e infine intercapedine per cellula. Capite bene che avere un intercapedine più grande possibile ci permetterà, come vedremo, di sfruttare in maniera favorevole, in maniera migliore, l'effetto cameo che viene a svilupparsi. Come sono costruite, cosa presentano le facciate a doppia pelle? Devono avere prevalentemente tre componenti principali. Il primo è un paramento, una pelle esterna, che generalmente è un singolo vetro che ha una funzione di protezione, principalmente di protezione dai carichi da vento e dallo sporco. Successivamente è presente appunto un intercapedine d'aria, la cui larghezza varia a seconda della destinazione d'uso, quindi si passa da pochi centimetri fino a qualche metro. E infine il paramento o pelle interna, che generalmente è formato da un vetrocamera che funge da chiusura vera e propria dell'edificio. L'efficacia della doppia pelle, come ripeteremo più volte, è la generazione dell'effetto cameo. Quindi l'aria calda, l'aria, scusate, che entra nella doppia pelle si riscalda e per convezione naturale sale verso l'alto e poi espulsa dalla facciata. Quali sono quindi i vantaggi di avere una facciata a doppia pelle? Il primo è la possibilità, come già detto, di avere una maggiore efficienza energetica, quindi la possibilità di ridurre il consumo di aria condizionata, di condizionamento estivo, riscaldamento invernale, ma anche con un'opportuna combinazione di avere un'illuminazione artificiale inferiore, dato che abbiamo una facciata appunto continua. Oltre a questo, la doppia pelle ci permette di avere un migliore isolamento termico, quindi diciamo, se vogliamo, è collegato con l'efficienza energetica, un isolamento acustico, migliore isolamento acustico e chiaramente sempre la parte estetica. I primi tre punti messi insieme ci permettono inoltre di avere un miglior comfort all'interno degli ambienti dell'edificio. Gli svantaggi sono prevalentemente la maggior probabilità di formazione di condensa. Chiaramente, se la ventilazione non è adeguata all'interno della doppia pelle, abbiamo la probabilità di avere appunto la formazione di condensa, ma poi questo lo vedremo anche con le analisi CFD specifiche. Oltre a questo, un altro svantaggio, se vogliamo, non è proprio uno svantaggio, ma un effetto collaterale di una progettazione non fatta in maniera adeguata, che combinazioni sbagliate o non congruenti di vetro possono appunto portare a delle situazioni che non diciamo migliorative, ma peggiorative. E in questo caso entra in gioco la verifica, l'analisi CFD, che permette di verificare la progettazione della doppia pelle. Vediamo appunto come entra in gioco l'analisi CAE, quindi in questo caso analisi considerata come CFD FM. Le facciate, lo ripetiamo appunto a doppia pelle, devono garantire
diversi punti. Il primo la sostenibilità, quindi avere delle elevate prestazioni termiche, quindi in sostanza una minore trasmittanza termica, e elevate prestazioni ottiche, quindi lasciare passare solo la luce che ci serve per illuminare gli ambienti, ma senza diciamo, inficiare sul comfort termico. Devono appunto garantire il comfort termico, essere resistenti, perché devono essere resistenti ai carichi da vento, ad esempio, ma tutte queste richieste devono anche far sì che la facciata non diventi troppo costosa, ovviamente, quindi devono essere comunque economiche, quindi se vogliamo avere la possibilità di ridurre lo spessore del vetro finché è possibile, ovviamente. Quindi la progettazione, verifica e ottimizzazione delle facciate può essere facilmente eseguita attraverso delle analisi CFD e FEM, come vedremo. Andando più nello specifico, le analisi CFD vengono tipicamente utilizzate per validare il comportamento dinamico dell'effetto cammino che viene a generarsi. Le tipiche analisi CFD che vengono utilizzate in questo frangente, questo tipo di applicazioni, sono di tipo termico, quindi per validare e verificare le temperature dei materiali di comfort, appunto, di condensa o di carico da vento. E le vedremo, i primi tre li vedremo nelle slide successive. Tutte queste analisi chiaramente si basano su delle normative di riferimento che utilizziamo, che abbiamo utilizzato. Principalmente le normative ci servono per poter garantire, o meglio, applicare le condizioni al contorno, quindi il flusso solare esterno a quella latitudine. Valutare gli indici di comfort termico e via dicendo. Bene, dopo questa introduzione, se vogliamo, un po' teorica, passiamo a vedere delle case history su delle applicazioni che abbiamo svolto appunto sugli edifici che vi citavo prima, quindi la Torre Hadid e la Torre Unipol. Ci concentreremo dal punto di vista CFD in questa prima parte su tre analisi: analisi termica, termofluidodinamica, di comfort termico e di probabilità di formazione di condensa. La prima appunto è la simulazione termofluidodinamica. Come dicevo, una facciata a doppia pelle, se presenta una combinazione di vetri sbagliato, non congruente, può portare, ovviamente soprattutto nel periodo estivo, a delle temperature anche molto elevate all'interno della facciata, degli intercapelli, della facciata stessa. Le analisi CFD termofluidodinamiche ti permettono quindi di valutare le temperature, quindi la criticità di certe temperature che potrebbero portare in crisi materiali, come ad esempio il PVB dei vetri, portare a una durata inferiore degli apparati elettrici, come ad esempio i motori delle tende, o addirittura peggiorare l'estetica o la visibilità attraverso le facciate. Oltre a questo, l'analisi CFD ci permette di evidenziare eventuali zone di ristagno, quindi zone in cui non ho più un effetto camino, ma appunto una zona molto calda, parlo di condizioni estive. Una zona molto calda, appunto di ristagno, dove appunto le temperature possono anche diventare molto, molto elevate. L'analisi CFD termofluidinamica, come già detto prima, sfrutta delle normative. Queste normative ci permettono di applicare le condizioni al contorno. Primo fra tutti il flusso solare incidente, ovviamente la latitudine del sito in cui viene costruito l'edificio, la temperatura ambiente massima esterna, perché ricordiamoci che ci stiamo mettendo in una condizione di carico termico massimo, quindi nelle condizioni più gravose possibili. La componente convettiva radiativa esterna, ma anche quella interna, chiaramente anche queste ottenute da normativa. E poi ci serve chiaramente la conducibilità del vetro che possiamo ottenere dal datasheet, o meglio,
ottenere la trasmittanza del vetro per datasheet e convertirla in conducibilità, che è quello che il software si richiede, e oltre a questo le caratteristiche sempre del vetro, di riflessione, assorbimento e trasmissione. Qui c'è un errore nella slide. Infine, non meno importante, l'emissività dei materiali. Come dicevo, infatti, ci mettiamo nelle condizioni più critiche possibili in questo tipo di analisi, quindi anche le tende parasole, diciamo, che si trovano tipicamente nell'intercapedine, in questo tipo di analisi vengono considerate chiuse. Per quale motivo? Perché facendo da schermo solare, queste tendono ad accumulare calore e rendono l'intercapedine, o meglio l'aria nell'intercapedine, ancora più calda, e quindi le temperature ancora più gravose. Quindi l'avere un'emissività corretta dei materiali è fondamentale, dato che appunto si possono raggiungere anche temperature a 80, 90, anche 100 gradi, e la componente radiativa di scambio termico inizia ad essere rilevante. Infine, oltre a quello che abbiamo già citato, se si volesse fare delle analisi ancora più accurate, possono essere considerati anche eventuali ombreggiamenti. Vediamo quindi qualche esempio. Il primo sulla torre Unipol. Questo è uno dei due camini della torre. E in queste due immagini vediamo le temperature dei vetri della pelle esterna, quella dell'immagine più a sinistra, e della pelle interna. Chiaramente notiamo che diciamo, il risultato dell'effetto camino, quindi prima di tutto una temperatura che tende a crescere dal basso verso l'alto, con i vetri dell'ultimo piano che sono chiaramente più caldi. Oltre a queste due immagini vediamo anche un contour, quindi una mappa colorata delle velocità all'interno dell'intercapedine. Quindi vediamo come l'effetto camino prende piede e come dalle bocchette superiori, dato che c'è una pressione interna maggiore, l'aria tende ad uscire con una maggior portata e quindi anche con una maggior velocità. Un esempio simile ce l'abbiamo anche con l'analisi eseguita sulla torre Hadid. Questa è una sezione della doppia pelle, e vi ricordo che questa è una doppia pelle con intercapedine per piano, mentre l'altra è un'intercapedine unica. In questo caso qui possiamo vedere sempre le temperature nella sezione, si nota un leggero ristagno nella parte alta dell'intercapedine e la temperatura sulle superfici. Inoltre, anche qui abbiamo la possibilità di vedere come l'aria tende a salire in prossimità delle pareti calde, quindi in prossimità del vetro interno e del vetro esterno. Passiamo alla seconda tipologia di analisi, che è l'analisi di comfort. Come già detto, appunto, la facciata doppia pelle ci permette di gestire in maniera più accurata le temperature degli ambienti interni, e l'analisi di comfort ci permette di verificare l'effettiva soddisfazione delle persone all'interno, sia in condizioni medie, quindi con condizioni esterne medie, in condizione estiva, o in condizioni di massimo carico termico. Questo ci permette inoltre di verificare o dimensionare l'accuratezza o comunque gli impianti di condizionamento. L'analisi di comfort si basa su due indici principalmente, il PMV e il PPD, che stanno per Predicted Mean Boat e Predicted Percentage Dissatisfied. Vediamo di andare un po' più nel dettaglio di questi due indici. Il primo, il PMV, è funzione chiaramente della temperatura dell'aria e dell'umidità dell'aria, chiaramente. Ma oltre a questo, il PMV è funzione anche del tasso metabolico, quindi di come le persone, dell'attività fisica che stanno facendo le persone in quel determinato momento, quindi se sono sedute, se sono in piedi, se stanno correndo, via dicendo, e dell'abbigliamento che stanno indossando, quindi se stanno indossando un maglione, braghette corte, una t-shirt, dicendo. E come ultimo
valore che viene preso in considerazione è la velocità dell'aria. Quindi se ci troviamo più o meno distanti, ad esempio da una bocchetta di aerazione, che può dare fastidio più o meno sostanzialmente. Il valore del PMV va da meno 3, che significa, significa sentire freddo, oppure più 3. Chiaramente i valori migliori si trovano tra meno 1 e più 1. Diciamo, range ottimale sarebbe questo, e da questo valore di PMV possiamo ricavare il PPD, quindi la percentuale di persone che non sono soddisfatte del comfort termico. In questo caso, ad esempio, tra meno 1 e più 1, 25 persone su 100 non sono soddisfatte appunto del comfort che è stato che si trova in quell'ambiente. Quindi è un po' un'animazione e un'immagine del PMV, quindi trovandosi tra, diciamo, il verde acqua e il giallo, siamo in una situazione di comfort. Le zone rosse invece sono quelle più calde, in questo caso, dove l'aria ricondizionata non riesce ad arrivare. Comunque sono delle zone, delle piccole zone ristagne, dove l'aria ristagna si sente maggior caldo, mentre vicino alle bocchette, se notate, l'aria tende a spostarsi verso il blu, quindi le persone che sono in prossimità delle bocchette tendono a sentire una temperatura dell'aria più fresca, ovviamente. L'ultima analisi CFD di cui voglio parlarvi è l'analisi di condensa. Abbiamo detto che questa è una delle principali problematiche che possiamo vedere nelle facciate a doppia pelle. E chiaramente la formazione della condensa, parliamo di periodi invernali. La formazione di condensa chiaramente può impedire in maniera significativa anche una visione chiara dall'interno dell'edificio, ma anche per una questione estetica, oltre a favorire la formazione chiaramente di linfe, quindi il ristagno d'acqua che tende a favorire le muffe, ovviamente. Le soluzioni per la formazione di condensa o per evitare la formazione di condensa è il classico aumento di ventilazione o l'utilizzo di rivestimenti antiappannamento. Vediamo quindi come viene eseguita un'analisi di condensa. Viene prima di tutto eseguita un'analisi stazionaria, quindi ci si mette in condizioni invernali portando la facciata, quindi l'edificio, in una condizione di regime. Quindi, ad esempio, a fine giornata, a fine di una giornata invernale. Quindi anche qui si vanno a prendere le condizioni al contorno da normativa. Fatto questo, si passa ad un'analisi transitoria, quindi si fa variare nel tempo il carico solare, o meglio, si toglie il carico solare, quindi si mette in una condizione diciamo, notturna, in cui il carico solare non è più presente e la temperatura esterna tende a diminuire nel tempo. Il risultato è quello che vediamo in queste immagini. Il primo riguarda la torre Unipol, quindi questo è il secondo cammino della torre Unipol, ho indicato in questa immagine la parte alta, perché chiaramente essendoci l'aria più calda è la zona in cui è più facile la formazione di condensa. In questa immagine vediamo l'umidità relativa a cui si forma condensa, in cui può formarsi condensa. Quindi i valori, o meglio, i colori che tendono al blu sono le zone in cui con una minor umidità relativa avrò formazione di condensa. Le zone invece che tendono al rosso sono quelle dove il rischio di formazione di condensa è inferiore. In questo grafico invece ho messo temperatura del vetro, quindi il punto, diciamo la linea verde, e la temperatura dell'aria all'interno dell'intercapello. Ovviamente più elevata è la differenza tra questi due valori, maggiore è la probabilità di formazione di condensa e quindi minore è l'umidità relativa a cui si forma la condensa. In questo caso la probabilità maggiore di formazione di condensa si trova alla fine, diciamo, di questo grafico, quindi dopo 8 ore di tempo. L'ulteriore esempio di analisi condensa riguarda appunto la torre Adid, questa sezione che abbiamo già visto.
In questo caso l'umidità relativa a cui si forma la condensa è più uniforme, dato che la ventilazione è inferiore rispetto all'analisi precedente, quindi l'aria tende a, o meglio, la formazione di condensa è più probabile su una superficie più ampia del vetro. E in quest'altra immagine invece notiamo come nella parte le velocità, che sono comunque molto basse, ma tendono a salire verso la pelle interna, che è quella più calda, e tendono invece a scendere sul vetro esterno, che è quello esposto all'esterno, quindi quello più freddo, che tende ad appesantire chiaramente l'aria. Benissimo, quindi la mia parte termina qui. Adesso lascio la parola al collega Matteo Perucca, che vi mostrerà appunto le analisi strutturali FEM. Grazie ancora per l'attenzione e buona continuazione. Grazie Ivan per la parola, buongiorno a tutti. Mi presento, sono Matteo Perucca, sono Application Engineer qui in Brightech, nello specifico mi occupo di analisi strutturale. Parlerò ora di alcuni aspetti relativi all'analisi strutturale delle facciate mediante appunto lo strumento ANSYS Mechanical. Eseguirò quindi poi una breve demo per illustrare nel dettaglio il flusso di lavoro ed i vantaggi che derivano dall'utilizzo del software ANSYS. Chiaramente, come abbiamo visto, oltre alle analisi termofluidodinamiche presentate da Ivan, qui in Brightech ci occupiamo anche dell'analisi strutturale delle facciate. Inizio con un breve inquadramento normativo che sta alla base dell'analisi e verifica delle facciate da un punto di vista strutturale, giusto così per presentare un po' anche i documenti sui quali ci basiamo per le verifiche. Chiaramente qui in Europa, per quanto riguarda la definizione dei carichi, delle combinazioni di carico e delle modalità di verifica, il riferimento principale sono gli eurocodici e le declinazioni degli eurocodici nelle differenti normative nazionali. Ok, quindi niente di nuovo. Per quanto riguarda le specifiche delle facciate, la normativa di riferimento è la UNIEN 13830 del 2020, normativa utile soprattutto per i riferimenti ai limiti di deformazione di montanti e traversi. Per quanto riguarda invece il carico vento, è di sicuro interesse, chiaramente oltre agli eurocodici e alle normative nazionali, il documento tecnico del CNR 207 R1 del 2018. E per quanto riguarda invece la verifica degli elementi in vetro, anche in questo caso come riferimento abbiamo il documento tecnico 210 del 2013 del CNR e per la verifica delle vetrazioni, in particolare dei vetrocamera, facciamo riferimento alle UNIEN 16612 del 2019. Quindi giusto per dare un po' un inquadramento normativo. Il sistema facciata, come sappiamo, assolvono a molteplici funzioni, in primis quella architettonica, definendo quindi il carattere dell'edificio, devono garantire il comfort termico e il minor dispendio di energia per la climatizzazione interna, dell'edificio. Devono garantire anche il comfort acustico, riducendo al minimo la trasmissione del rumore dall'esterno verso l'interno e anche tra ambienti interni dell'edificio. Mentre per quanto riguarda la funzione strutturale, le facciate devono garantire la sicurezza delle persone sia all'interno che all'esterno dell'edificio, resistendo ai carichi imposti, nonché conservare la loro funzionalità. Ok. L'aspetto strutturale di cui mi occupo in prima persona ha un impatto diretto sul dimensionamento degli elementi, in special modo di profili e vetrazioni, e quindi un impatto diretto sui costi. Più
materiale utilizziamo, più sono alti i costi e maggiore sarà anche il carico trasmesso alla struttura alla quale noi ci andiamo a agganciare con la nostra facciata. Quindi l'ottimizzazione del sistema facciata comincia dalla corretta valutazione dei carichi. Per agganciarmi un pochino al discorso CFD, penso che tutti concordiamo che il carico principale a cui sono sottoposte le facciate è il carico vento. Okay? In generale, l'approccio normativo è conservativo, con carichi vento sovrastimati, ha il vantaggio di essere di semplice applicazione, ma diciamo, mal si presta a situazioni o geometrie particolari. Quindi quando noi andiamo a studiare piccoli edifici di forma regolare può andare bene, ma per edifici di medie e grandi dimensioni, soprattutto se inseriti in contesti urbani, porta, diciamo, l'approccio normativo a una sovrastima del carico vento e quindi a un sovradimensionamento degli elementi della nostra facciata. Per quanto riguarda gli edifici di grandi dimensioni, come quelli che ci ha fatto vedere Ivan, il facciatista generalmente si può avvalere dei risultati dei test in galleria del vento. I test ci consentono di avere una mappatura accurata dell'andamento reale della pressione del vento sulle superfici della facciata. Ok? Per quanto riguarda invece gli edifici di medie dimensioni, che fondamentalmente sono la maggioranza degli edifici che popolano le nostre città, l'approccio normativo può risultare troppo conservativo, ok? In quanto non tiene in conto in modo appropriato del contesto nel quale l'edificio è inserito. Allo stesso tempo, uno studio in galleria del vento, classico studio che si fa per le torri, presenta dei costi e tempi non compatibili con le dimensioni del progetto. E soprattutto, diciamo, lo studio in galleria del vento non è rilevante per il dimensionamento strutturale di edifici di medie dimensioni. Okay? Quindi, diciamo, non riusciamo ad avere questa informazione importante. Quindi, l'alternativa alla normativa e alla galleria del vento è sicuramente offerta dall'analisi CFD. Mediante l'analisi CFD è possibile determinare l'andamento delle pressioni del vento sulla facciata dell'edificio, così come si fa in galleria del vento, ma con costi e tempi decisamente ridotti. Ok? Un'altra considerazione sulla simulazione CFD è che risulta utile anche per l'analisi di casi particolari in parallelo all'approccio normativo. Quindi noi possiamo prendere il vento da normativa, la velocità del vento da normativa, buttarla dentro il nostro modello CFD e andarci a ricavare le pressioni del vento in situazioni che non sono, diciamo, esplicitate dalla normativa. Per fare un esempio, ad esempio, per staccarsi un po' dall'ambito delle facciate, io ho un balcone con un serramento arretrato rispetto al filo facciata, chiaramente il balcone avrà un parapetto che funge da schermatura e quindi tramite la CFD posso andare a determinare in maniera accurata qual è l'effettiva pressione del vento agente sul serramento. O immaginiamo anche di avere una facciata inserita all'interno di un cavedio di un edificio o in una situazione un po' protetta, chiaramente l'approccio normativo non ci permette di trattare questa situazione particolare, ecco che di nuovo la CFD ci può venire in aiuto e chiaramente sempre a favore del risparmio di materiale. Ok, per quanto riguarda ANSIS, chiaramente offre un ambiente integrato per l'analisi CFD e per l'analisi FEM, quindi questi due tipi di analisi convivono all'interno dello stesso ambiente e i risultati delle analisi CFD, in termini ad esempio di pressioni, possono essere passati direttamente come carichi alle analisi strutturali, tutto in un unico software. Quindi non ho il software per le vetrazioni, il software per l'analisi strutturale dei telai, il software per la CFD, ho tutta una serie di tool integrati dentro lo stesso ambiente. E questo è un po' il punto forte di ANSYS. Adesso
voglio farvi vedere un po' un caso applicativo, chiaramente un caso semplice. Ho creato un modellino di una porzione di facciata, vedete, una facciata a celle, sono 9 moduli. Noi ci concentreremo sull'analisi di un singolo modulo e vedremo come mediante ANSYS Mechanical possiamo inserire all'interno del nostro modello meccanico tutti i dettagli che vogliamo e riusciamo ad arrivare, diciamo, come livello di dettaglio della nostra simulazione alla forza agente sulla singola vite. Qui possiamo vedere due dettagli, ci sono le staffe di ancoraggio della cellula al solaio, ad esempio, dell'edificio, e in quest'altra immagine qui in basso a destra possiamo vedere un altro dettaglio delle manine reggivetro, ok? Quindi dei supporti meccanici che dobbiamo inserire come richieste, diciamo, normative. Quindi adesso vi faccio vedere uscire dalla presentazione. Ecco, quello che vedete adesso è ANSYS Space Claim, è il CAD proprietario di ANSYS, è un CAD dedicato alla preparazione delle geometrie per l'analisi numerica. Qui vedete, io ho ricreato appunto il modellino di una porzione di facciata con appunto 9 moduli. Se noi andiamo a fatemi inserire un piano di sezione. Vado a eseguire la sezione. Qui possiamo vedere, chiaramente me li sono inventati un po' io i profili. Possiamo vedere appunto la sezione del traverso con le cave per le viti. Qui vediamo anche appunto l'inserimento della manina. Manca qualche scarico sui montanti, però capite che i dettagli più o meno ci sono. Allo stesso modo, se andiamo a definire un altro piano, eccoci qua. E andiamo ad eseguire anche in questo caso la sezione. Disattivare questo, eccoci qua. Qui vediamo una sezione orizzontale dove abbiamo i due montanti. Vedete, con un sistema telescopico, chiaramente non sono andato a inserire guarnizioni o piccoli dettagli, giusto per farvi capire che comunque è possibile andare a modellare in maniera, diciamo, semplice e intuitiva qualsiasi tipo di soluzione. Io per questa demo mi sono limitato, diciamo, agli elementi principali. Adesso, andando a concentrarci su una singola cellula, quello che vi voglio far vedere sono un pochino le componenti che io ho incluso nel modello. Questo è un modello CAD 3D fondamentalmente. Vedete, abbiamo il vetro, abbiamo la sigillatura strutturale sul telaio, abbiamo qua sotto le due manine, abbiamo le due staffe di ancoraggio, dopodiché abbiamo traverso superiore, traverso inferiore e i due montanti. Come vedete, chiaramente in maniera semplificata, io ho anche inserito i fori dove passano le viti. Vedete anche il traverso, in questo caso qua vi faccio vedere quello superiore dove ho realizzato lo scarico per la realizzazione del canale per il drenaggio dell'acqua. Vedete le cave di raviti. Si può modellare la cellula in tutti i suoi dettagli, e chiaramente questo modellino semplificato mi è giusto per fare una presentazione. Dopodiché, qui siamo all'interno dell'ANSYS Workbench, che è una sorta di strumento di gestione delle analisi, dove sono andato a definirmi i materiali. E quindi fondamentalmente per la modellazione della mia cellula ho definito una lega di alluminio, ho definito il vetro, ho definito il silicone strutturale e anche l'acciaio. Chiaramente qui vedete che
che per ogni materiale ci sono tutta una serie di proprietà meccaniche che poi saranno utili appunto per le nostre analisi e che caratterizzano il comportamento e le caratteristiche dei materiali. Dopodiché, a questo blocchetto dove sono andato a definire i materiali, sono andato a linkare dei blocchetti per le analisi statiche. Adesso fatemi aprire. Qui siamo all'interno di ANSYS Mechanical. Come vedete, la geometria che prima vi ho fatto vedere nel CAD è stata importata correttamente. Vedete che ho tutte le componenti che abbiamo visto nel CAD, i due montanti, i due traversi, la sigillatura strutturale, il vetro, le due manine che sono chiaramente qui nella parte inferiore e le due staffe di ancoraggio superiori. Ok. Ad ogni elemento è stato assegnato un materiale. Fondamentalmente, come vedete, a montanti e staffe di ancoraggio è stato assegnato il materiale alluminio, al vetro il materiale vetro, alla sigillatura è stato assegnato il materiale silicone e dopo, così giusto anche per cambiare, ho assegnato il materiale acciaio strutturale alle manine. Qui ho utilizzato una modellazione di tipo solido, anche se magari è più adatta per lo studio di profili in parete sottile di lastre di vetro, una modellazione di tipo shell. Comunque, qui era anche così un discorso di preparare un po' in velocità la dimostrazione e si può studiare tutto utilizzando una modellazione solida. Tutte le componenti sono unite mediante dei contatti che hanno comportamento sia lineare che non lineare, quindi ad esempio il contatto che è definito tra il traverso e il montante è non lineare e consente la separazione dei due elementi. Quello che mantiene, diciamo, l'unione saranno le viti tirate appunto sulle cave tiraviti. Quindi tutte le interazioni tra gli elementi sono gestite tramite contatti e opportuni joint. Ad esempio, vedete qui, questi sono i joint definiti per le manine che vanno a simulare appunto le viti che utilizziamo per abitare le manine al traverso inferiore, dove poi si va a poggiare il vetro. Ok, e vedete, per ogni vite può essere simulata in maniera semplice mediante dei joint. Abbiamo poi i joint che rappresentano le viti delle staffe di ancoraggio superiori, quindi per ogni vite crea un joint e anche i vari joint che mi vanno a, adesso vedrete che il sistema di riferimento di ogni joint viene evidenziato, che vanno a rappresentare fondamentalmente le viti di unione tra i vari profili. Okay. È stata eseguita una mesciatura, in questo caso non particolarmente raffinata, ma che ci consente di avere dei risultati attendibili e di qualità. Poi sono state chiaramente applicate in questo caso una condizione di carico semplice, un vento in pressione di 4 kN per metro quadro sulla lastra di vetro. Chiaramente io qui ho messo una singola lastra di vetro, è possibile anche in maniera abbastanza semplice simulare i vetrocamera e poi sono state applicate le condizioni di vincolo, quindi alle due staffe superiori e al traverso inferiore. Dopodiché è stata eseguita l'analisi, possiamo vedere una serie di risultati, vedete qui abbiamo la deformazione totale, la deformata direzionale, in questo caso lungo l'asse Z. Chiaramente, essendo il vento spingente, posso anche andare a amplificare un pochino la deformata. Vedete, la cellula tende a deformarsi verso l'interno. Dopodiché posso andare a estrarre tutti i risultati che voglio per qualsiasi elemento. Ad esempio, io voglio fare le verifiche del vetro, voglio verificare le tensioni. In questo caso mi baso sulle tensioni principali e quindi vedete tensioni massime e minime. In questo caso qui vedete la parte esterna del vetro qui è in compressione, sono sui 21 MPa. Vado a vedere invece le massime,
La parte interna in trazione, anche in questo caso qui l'analisi elastica, praticamente elastica, il comportamento materiale è completamente elastico, e quindi vedete ho 21 megapascal di trazione sulla parte interna. Veramente nell'analisi ho considerato anche la non linearità geometrica, l'Arc Reflection, quindi ho due tipi di non linearità fondamentalmente, quella dei contatti e la non linearità geometrica, che vengono gestite in maniera assolutamente semplice, automatica dal software. Chiaramente posso andare a estrarmi i risultati in termini di tensioni equivalenti del telaio in alluminio della cellula e ad esempio anche estrarle per un singolo elemento, in questo caso qui il traverso inferiore. Qui riusciamo anche ad andare a vedere, chiaramente la mesh non è delle migliori, ma l'effetto della vite nella cava tira vite. Okay. Qui possiamo anche andare a vedere poi vite per vite quali sono le tensioni di taglio e la trazione che agisce. E quindi posso andare a vedere elemento per elemento esattamente la forza che avviene senza avere bisogno di utilizzare metodi approssimati o fare estrapolazioni da modelli semplificati. Io semplicemente modello tutto quello che voglio in maniera semplice. Chiaramente anche per i ganci, per le staffe superiori, posso andare a estrarre le tensioni e le forze agenti sulle viti di ancoraggio, mi vengono tabellate, vedete, sia nelle componenti di taglio che quelle di trazione. Lo stesso per le manine, in questo caso qui, io per, diciamo, massimizzare, la forza, caricata sulle manine, il peso del vetro agente sulle manine, sono andato a penalizzare il materiale della sigillatura strutturale. Quindi qui vediamo gli stress equivalenti che agiscono sulle manine e posso anche andare a vedere vite per vite, fondamentalmente quelle che sono le tensioni di taglio e le tensioni di trazione. Okay? Quindi in maniera molto precisa e realistica riesco a vedere tutti i risultati di interesse per effettuare controlli e verifiche, infine anche le reazioni vincolari delle due staffe superiori e la forza che viene trasmessa sul traverso inferiore. Okay? Quindi in modo molto semplice si possono creare dei modelli e gestirli fino al minimo dettaglio all'interno di ANSYS Meccanica. L'ANSYS Meccanica ovviamente consente anche di fare analisi termiche, analisi acustiche e anche, diciamo, di accoppiare analisi termiche e analisi strutturali per vedere in maniera abbastanza semplice, per vedere, diciamo, la risposta strutturale dei nostri elementi. Quindi, diciamo, per questa piccola dimostrazione è tutto, fatemi ritornare adesso alla presentazione. Come abbiamo visto prima con Ivan e con quello che vi ho fatto vedere anche adesso, la simulazione permette di valutare fin dalle prime fasi di progettazione l'impatto del sistema facciata in termini di efficienza energetica, comfort termico e acustico, prestazioni e sicurezza strutturale. In un ambiente completamente integrato, ANSYS permette di analizzare e ottimizzare tutti gli aspetti relativi al funzionamento termofluidodinamico, quindi mediante ANSYS Fluent, e strutturale con ANSYS Meccanica del sistema facciata, e il tutto con il fine della ecosostenibilità, della sicurezza e della riduzione dei costi. Quindi con un unico strumento abbiamo in mano tutte le informazioni che ci servono per capire il reale funzionamento del nostro sistema facciata e ottimizzarlo riducendo fondamentalmente i costi. Vi lascio ricordando i prossimi eventi in programma.
Dal 9 all'11 giugno ci trovate alla fiera MaxPay di Bologna, al padiglione 29, stand F16. Quindi, se avete in programma una visita a questa fiera, ci possiamo incontrare di persona. Se siete interessati all'utilizzo di ANSYS Mechanical e approfondire un pochino la conoscenza di ANSYS Mechanical per l'analisi FEM delle facciate, c'è un corso gratuito, corso che prevede anche il rilascio della licenza di prova, che si svolgerà in due sessioni, il 15 e il 16 giugno. Sono due sessioni da 3 ore l'una che si tengono online. E se siete interessati invece più all'aspetto CFD, quindi ANSYS Fluent, c'è un altro corso gratuito, sempre con rilascio della licenza prova del software. Anche in questo caso sono due sessioni da 3 ore, dalle 9:30 alle 12:30 online, il 21 e il 22 giugno. Quindi questi sono un po' i prossimi eventi in programma. Ripeto, alla fiera ci possiamo incontrare di persona, mentre il 15 e 16 giugno corso gratuito di ANSYS Meccanica, quindi analisi FEM, e il 21 e il 22 giugno corso gratuito di ANSYS Fluent, quindi analisi CFD. Vi ringrazio per l'attenzione e rinnovo l'invito per qualsiasi informazione o curiosità. A contattarci tramite i nostri canali e in ogni caso a seguirci tramite il nostro sito e il nostro canale YouTube, dove successivamente verrà anche pubblicata la registrazione di questo webinar e dei vari materiali che noi produciamo per mantenere, diciamo, i nostri clienti aggiornati sulle novità del mondo ANSYS. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione e arrivederci.